Buonasera, benvenuti. Il nostro omaggio alla 115esima edizione della Parigi-Roubaix, la terza classica monumento della stagione, vinta, lo avete appena visto nelle immagini musicate, il belga Greg Van Avermaet, una Roubaix che sempre conserva il suo fascino, però c'è da segnalare anche che nella top 10, anzi proprio lo avete visto nel velodromo, il quinto posto di un italiano, un giovanissimo, 22 anni, alla sua seconda Roubaix, Moscon. Poi ne parleremo diffusamente di questo, ma anche di altro, nel corso della puntata con gli ospiti che sto per presentarvi. Buonasera, benvenuto Paolo. Paolo sì. Festa, vicepresidente della Federciclismo Abruzzo. Buonasera Paolo, buonasera, grazie buonasera di essere intervenuto. Grazie. E poi buonasera, ben ritrovato Maurizio Formichetti. Buonasera a tutti. Questa sera sono due gli ospiti, c'è stato un forfait dell'ultima ora, ma noi non ci facciamo la testa, anzi andiamo avanti come fanno i ciclisti sulle strade. Allora Maurizio, comincio da te, perché noi abbiamo dedicato questa copertina scegliendo anche una musica un po' così epica in qualche modo, perché si tratta di una delle corse monumento, no? Una corsa epica, la Parigi-Roubaix. Oltre che monumento, è epica, è una corsa fantastica, vinta da un corridore fortissimo che non era nelle aspettative di vittoria, media strepitosa, 45 km orari di media, una corsa bellissima, un pubblico fantastico, tempo perfetto, l'unico rammarico è, per me tifoso e sportivo, è stata quando Peter Sagan ormai era partito all'attacco, dietro c'era stato un attimo di controllo, aveva preso 35 secondi, purtroppo ha forato, poi è rientrato di nuovo, è tornato un'altra volta all'attacco con un Van Avermaet che dobbiamo dire che è caduto, anche lui ha avuto dei problemi, è riuscito a rientrare a fatica e poi a battere un valoroso concorrente, anche valorosi concorrenti che hanno fatto la corsa, anche se poi Moscon ha fatto quinto, ma uno Stibar è stato fino alla fine un degno avversario di Stibar e Lagenfeld, il podio, sì. A completare il podio. Comunque sì. Un ottimo quinto posto di questo ragazzo, appena 22 anni. Beh, c'è stata sì, un ottimo, è la seconda Roubaix che fa, l'anno scorso è caduto, quest'anno è arrivato fino in fondo, cioè 22 anni, farà 23 anni nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, e da segnalare anche un bellissimo podio posto contratto da Colbrelli, che era già andato forte al Giro delle Fiandre con un decimo posto. E niente, io mi auguro che questo ciclismo italiano riprenda un attimo vigore. Oggi il vigore c'è stato proprio con Colbrelli, che ha vinto la Freccia di Brabant, una corsa che è a cavallo fra la Roubaix e l'Amstel Gold Race, che si corre domenica, che aprirà la stagione delle Ardenne. Con oggi si è chiusa, diciamo, una stagione mista Ardenne-Fiandre, perché il Brabant è lo spartiacque fra le Fiandre e le Ardenne. Da domenica ci sarà l'Amstel Gold Race in Olanda, poi avremo mercoledì prossimo il Giro delle Fiandre per chiudere la campagna del Nord con la Ligi-Bastogliesi il giorno 25. Nel frattempo ci saranno due corse importanti che si contenteranno il palcoscenico mondiale, come il Tour d'Alpe, che prende il nome Tour d'Alpe al posto del Giro del Trentino, e subito dopo ci sarà il Giro di Romandia, che saranno due prove probanti per il Giro d'Italia, che si appresterà a partire il 5 di maggio dalla Sardegna. Purtroppo non avremo fra i concorrenti Fabio Aru, che purtroppo ha avuto sì, questa è una notizia, una caduta, diciamo, bruttissima, fresca in qualche modo, una caduta bruttissima mentre si allenava sulla Sierra Nevada. Purtroppo è scoppiato un copertoncino e c'ho questo ginocchio malandato, no? Avremo un concorrente in meno per la certo. Maglia rosa. Grazie Maurizio anche per questa bella panoramica che ci hai regalato. Paolo Festa, volevo anche da parte tua un commento su questa corsa monumento. Tra l'altro c'è anche da dire questo, che c'è un grande ciclista, Tom Bonen, che proprio con questa corsa praticamente darà l'addio al ciclismo. Tre
decimo posto, ha chiuso, forse chissà, voleva vincere la sua quinta Parigi-Roubaix, però sarebbe stato quasi impossibile, no? Tra comunque è un grandissimo atleta. Tra l'altro si è vista l'accoglienza che gli hanno fatto alla partenza, che è stato qualcosa di veramente bello e spettacolare. Va bene, io non sono esperto di queste corse come lo è Maurizio, vabbè, però, che tra l'altro le ha fatte anche, perché se non mi sbaglio Maurizio le ha fatte. Sì, sì, io ho avuto la fortuna e il piacere, e vorrei che tanti altri sportivi e non andassero un attimo in Belgio e in Francia per capire che cos'è il ciclismo da quelle parti. Io ho avuto la fortuna sabato scorso di gareggiare in una maniera molto soft, proprio per il gusto di farla sul Giro delle Fiandre Amatori. Eravamo in 16.000 sotto un'acqua torrenziale per le prime tre ore, fatta tranquilla, ma il giorno dopo ho avuto la gioia e la fortuna di assistere a una corsa che secondo me non ha eguali nel mondo, che è il Giro delle Fiandre. Io ho visto la corsa sul Quaremont, dove loro sono passati per tre volte. Io ero ospite di una società, la Bike Division di Andrea Tonti, se no avrei dovuto pagare 50 euro. E insieme a me, e di fronte a me, c'era un ristorante messo lì appositamente dove si pagava 150 euro a persona. E questo ristorante poteva contenere, non voglio esagerare, 700-800 persone. E complessivamente sul Quaremont eravamo 300.000 soltanto sul Quaremont. Adesso io dico, trasporta questa situazione in Italia, tu vai a dire al Giro di Lombardia su Ghisallo, mettiamo le tribune, il ristorante e facciamo pagare, ci sarà la rivoluzione. Questa non è trasportabile. Questa è la grande differenza che ci sta fra il ciclismo italiano, che è puramente agonistico, il ciclismo che è in Belgio, sì, agonistico, ma anche gioia, divertimento, festa. E perché no, anche turismo in qualche modo, no? Soprattutto turismo, senso perché lato. C'erano tantissimi stranieri che hanno assistito a questa gara. Mm-hmm. Hanno un modo di vivere il ciclismo completamente diverso dal nostro. Ma anche il discorso legato alla viabilità, legato alle piste ciclabili. Da noi facciamo sempre difficoltà a parlare sempre di piste ciclabili. Io faccio un plauso, ti dico la sincera verità, al Comune di San Giovanni Teatino, che ha messo in pratica delle piste ciclabili lungo la strada che entra all'abitato di San Buceto. Però devo dire pure che queste piste comunque hanno qualche problema, perché intersecando delle strade laterali e delle uscite da strade private potrebbero creare dei problemi di pericolosità per il ciclista che passa. Maurizio, mi sta venendo in mente, perché a proposito di sicurezza delle strade, mi rivolgo naturalmente anche a Paolo Vesta in qualità di vice presidente del Comitato Abruzzo del Ciclismo. Continuano a spuntare questi, proprio legati a motivi di sicurezza, questi segnali che inibiscono ai ciclisti e anche ai motociclisti, credo, il passaggio. Proprio oggi sul nostro telegiornale c'è stato un servizio in tal senso, tra poco vedrete anche delle immagini, perché qui vicino a noi, la zona di Villareia, ecco qui, queste sono le immagini girate proprio questa mattina. Ecco Paolo, insomma, è vero che la sicurezza prima di tutto, però le strade dovrebbero essere strade agibili per tutti. Sinceramente, quando ho visto le prime foto sui social... Poi sì, non ci sono i soldi, la provincia non gli ha i soldi, però ecco qui, insomma, lo stato delle strade. Quando ho visto le prime foto sui social di questi cartelli su questa strada, che fondamentalmente è una strada che veramente è vissuta dai ciclisti, cioè i neofiti e anche i ragazzini si allenano su questa strada, penso da 40 anni. Da 40 anni, io anche quando ho iniziato i miei primi passi in bici, comunque era lungo la bonifica, anche perché anche se le macchine camminano abbastanza velocemente, però era l'unica strada veramente larga e forse non trafficata come la vicina Tiburtina. E poi passano ugualmente, vediamo. Sì, no? Se ti fermano i carabinieri, ti fanno la multa. Tu hai vietato, sei passato su un posto vietato. Purtroppo oggi è diventato molto più semplice piazzare un cartello che sistemare le strade. La situazione nella provincia è veramente vergognosa. Le strade sono veramente pietose. La provincia dice che non ha i soldi, però allora dobbiamo arrenderci sempre. Non ci sono i soldi, non si fa mai nulla. Sono veramente pietose. Le strade sono pericolose, soprattutto perché comunque queste condizioni
anche dove non ci sono i cartelli, certo, non permettono nemmeno ai ciclisti di tenersi comunque. Ma magari da qui in avanti, proprio per cautelarsi, alcuni amministratori a questo punto devono chiudere l'80% delle strade provinciali d'Abruzzo, sia esse teramane, aquilane, teatine e pescaresi, perché tutte le strade che si devono praticare hanno dei seri problemi. Allora, il problema della fondovalle della bonifica è una strada completamente piatta, dove le rotture maggiori si sono create perché la strada è stata allargata e guarda caso le problematiche sono state riscontrate dove la strada è stata allargata, perché quando è stata allargata ed è stato fatto l'asfalto non è stato fatto secondo i canoni giusti ed è normale che ci sono degli ammaloramenti, certo, abbastanza gravi. Adesso, se vogliamo continuare di questo passo, io invito tutti e quattro i presidenti della provincia a vietare il passaggio alle biciclette, alle motociclette, ma anche alle macchine su tutte le strade della regione Abruzzo che sono provinciali, perché se voi andate nell'Alto Vastese ci sono dei problemi enormi. Se fate la via Forlanini, una strada che dalla zona del Buonconsiglio sale a Chieti, a un certo punto, quella è una strada statale però dell'ANAS, a un certo punto c'era una frana che aveva preso un metro di strada. Se tu ha preso un metro e mezzo, oggi praticamente questa frana che si sta allargando sempre più sta prendendo la mezza via della statale. A questo punto che facciamo? Continuiamo a far crollare la strada, certo, o facciamo un intervento? Ecco, Maurizio, chiaramente Filippo Masci, no, noi lanciamo un piccolo sasso nello stagno perché le problematiche sono tante. La nostra, la trasmissione di ciclismo si occupa anche di queste problematiche. Certo, ma la nostra non è una polemica, no, è solo una constatazione, una constatazione del fatto, esatto, che non si può solo e semplicemente mettere il divieto e dire ma io non ci sono i soldi, è vero, i soldi non ci sono. Ma ora a questo punto perché sono state chiuse le province? Perché sono state mantenute? Il referendum in qualche modo le ha. E allora se il referendum, no? Perfetto, se il referendum gli ha ridato vita, allora fate in modo che queste province con tutti gli amministratori siano in grado di. Allora ben venga il Giro d'Italia che tornerà in Abruzzo, anzi ne torneranno diversi di giri. Abbiamo già fatto un servizio all'epoca, perché poi parleremo anche del Giro d'Italia donne che è stato presentato proprio oggi. Il Giro d'Italia uomini tornerà domenica 14 maggio. E naturalmente sappiamo che quando tornano i girini anche le strade vengono ben bene asfaltate, sembrano dei biliardi, no? Paolo? Beh sì, io sinceramente di questa situazione quelli che mi preoccupano di più non è tanto la situazione degli amatori che più o meno possono trovare strade alternative, però su quella strada in particolare veramente tutte le società giovanili portavano i ragazzini in gruppo ad allenarsi perché era una strada che lo consentiva. Ora sinceramente non so dove li porteranno, anche perché non è che abbiamo altre strutture o altre situazioni qui si potrebbe secondo me fare anche un accordo con il centro commerciale qua di Megalò, dove praticamente ci sta quell'anello dove c'è sempre il problema che comunque è una strada molto trafficata. Insomma, amministrare le strade molto, molto difficile comunque, perché le risorse sono quelle che sono, almeno al momento, poi magari arriveranno. Paolo, ma infatti sono stato io prima a dire non dobbiamo arrenderci, perché se ci si arrende sempre si accetta lo status quo in qualche modo. Le strade sono rotte da anni, non è da ieri, e questo è il problema. Allora, il problema andava affrontato 10 anni fa, lo so. Dopo 10 anni è normale che mettere un divieto, perché giustamente il dirigente responsabile della viabilità si deve in qualche modo tutelare. Come si tutela? Mettendo un divieto. Che nulla da obiettare da un punto di vista amministrativo, perché lui è il dirigente, si deve tutelare, ha fatto una verifica sulla strada, l'ha ritenuta pericolosa, tant'è che l'ha vietata anche alle moto, ma le moto non devono superare i 30 km orari. Anche le automobili, credo che ci sia. Da quello che mi risulta, divieto alle bici e 30 km orari alle motociclette. A questo punto, chi va a valutare se una motocicletta va a 30 km orari? Dovresti mettere un autovelox all'inizio, un autovelox a metà, un autovelox alla fine per controllare.
Quindi, vabbè, altri soldi che non ci sono. Ho capito, ma allora se non si può fare, fate la legge, trovate l'inganno, capito? Allora, noi abbiamo lanciato questo piccolo sasso nello stagno, problematiche molto complesse che possono risolversi probabilmente soltanto con l'arrivo di risorse. Però dicevo del Giro d'Italia, poi parleremo anche del Giro d'Italia donne che è stato presentato oggi. Vogliamo anche il Giro d'Italia dilettanti maschili. Anche ci sono, esatto, poi quattro saranno gli appuntamenti, sì, in Abruzzo quest'anno, ben quattro. Poi ci sarà si chiuderà proprio in Abruzzo l'Under 23, sì. E poi ecco, questo Maurizio che cos'è? Questo è un promo. Grazie che, intanto in regia Dino D'Angelo, sì, che ha ritrovato questo promo sulla sul suggerimento sulla di Maurizio, nuovissimo, sì, inedito. È uscito proprio adesso. Inedito. È inedito, sì. Sì. Dove praticamente mettiamo in risalto le bellezze di questa regione, che sono tantissime. Io lo ripeto sempre, questo è il simbolo del Parco Nazionale della Maiella, il lupo. Quindi questo è il promo ufficiale della tappa abruzzese del Giro d'Italia. Poi vedremo nel dettaglio di nuovo la tappa. Sì. Perfetto, grazie, ci hai fatto questo regalo in qualche modo, perché è di oggi questa. Sì, è di poco, questo poco video fa. Perfetto. Allora, vogliamo vedere, grazie proprio all'ausilio della grafica, l'altimetria, rivediamo, no? Questa tappa 14 maggio sarà domenica, eccola qui, si partirà. Quest'anno, sì, lo diciamo a sì, beneficio, sì, dei telespettatori, questa altimetria è variata, nel senso che la tappa non è più 139 km, sono 149 km perché ci sarà una deviazione. Sì. C'è stato un accorciamento di percorso di 4 km all'interno del comune di Vasto, perché motivi legati alle strade, motivi, no? Legati alle strade, sì. Però devo anche dire che c'è stato anche un comunicato da parte della regione dove sono stati stanziati dei soldi, una somma ingente per la provincia di Chieti, per i comuni che ospiteranno il passaggio della gara in provincia di Chieti, e anche sulla provincia di Pescara, sul tratto della provincia di Pescara ci saranno degli interventi. Posso dire che l'Adriatica statale 16 ci stanno lavorando su, l'ANAS ci sta lavorando su, di conseguenza tecnicamente la tappa non ha delle grossissime difficoltà. Bisogna un attimo verificare adesso il manto stradale della salita e i vari le varie appendici di protezione. Quindi Montenero di Bisaccia, Molise fino al Blockhaus. La provincia già ha iniziato ad operare per togliere la neve sulla strada, penso che subito dopo Pasqua la strada sarà percorribile, anche perché mi telefonano tantissime squadre importanti che vorrebbero venire a provare la tappa, ma io dico, signori, al momento se la venite a provare, la provate parzialmente. Senti, Maurizio, se poi ne abbiamo già parlato in una scorsa, sì, in un'altra trasmissione comunque sportiva, si era diffusa un po' la voce che questa tappa del 14 di maggio fosse a rischio. Ma da dove sono arrivate queste voci? E perché era a rischio? Ma non lo so perché è a rischio, perché non qualcuno forse questo non, sui social, il tam tam dei gradisce, non gradisce questo evento, che non dà lustro a Maurizio Formichetti o al politico o ai politici o al questa tappa dà lustro alla regione. Noi dobbiamo capire che questa regione dal 2009 ad oggi è stata martoriata da terremoti, martoriata dalla neve, abbiamo avuto disgrazie non finite. Allora questo deve essere il riscatto, uno dei riscatti, per far vedere a tutti quanti che cos'è l'Abruzzo con la costa, certo, dei Trabocchi e con un Parco Nazionale della Maiella che deve essere ancora più valorizzato, più di quello che è. Paolo Festa, voi come federazione, chiaramente questi appuntamenti sono importanti anche per a livello promozionale comunque, no? per i ragazzi in qualche modo. Assolutamente sì, sono appuntamenti importanti, ma non sono gli unici che ci sono. Vogliamo ricordarli, abbiamo detto, sì, Giro Donne, ci sarà il 5 luglio, sì, la tappa di Roseto. Sì, Giro Donne che è stato presentato proprio questa mattina, poi vedremo anche delle immagini. Poi c'è il Giro d'Italia, c'è l'Under 23, che tra l'altro Casalin Contrada saranno due tappe, proprio si concluderà in Abruzzo, quindi è molto importante perché insomma l'intera carovana. Sì, sarà, tra l'altro da quello e che poi so è una tappa del Giro d'Italia and bike. Sì. Quindi insomma siamo al completo. Che mi sembra che si fa nella zona di Roccaraso, sì. E a queste poi ci sono gli appuntamenti comunque in mountain bike, che non sono vogliamo ancora ricordarne qualcuno, sì, magari fissarne qualcuno importante.
importante. Una notizia fresca è che abbiamo in calendario nazionale una gara abruzzese che si chiama Abruzzo Bike Marathon. Quando? Che l'anno il 6 agosto, perché abbiamo spostato la data al 6 agosto, l'anno scorso anche faceva parte del calendario nazionale e quest'anno siamo riusciti a rinnovarla. Tra l'altro ci sono anche importanti novità e forze. Novità che riguardano giugno, presenze illustri in Abruzzo in qualche giugno modo. A giugno ci potrebbe essere qualche presenza illustre in Abruzzo. Qualche presenza cosa che magari ha il colore azzurro? No, non si può dire che cosa, però ci potrebbe essere la possibilità comunque di avere. Vabbè, di organizzare svelato, una bella cosa nei prossimi giorni. Nei prossimi giorni, quando sarà l'ufficialità, sarà svelata, quindi comunque ci stiamo muovendo su più campi. Speriamo, ma lo diciamo sempre, speriamo di portare più gente possibile qua in Abruzzo e di portare a cambiare soprattutto la mentalità abruzzese per far vivere questo sport sotto vari punti di vista, perché comunque può essere anche una risorsa, è quello che noi riusciamo a capire. Ecco, volevo tornare sul Giro d'Italia Donne, che vi ripeto ancora una volta è stato presentato proprio oggi. Queste sono immagini proprio della presentazione di questa mattina. Si tratta della 28esima edizione, in programma dal 29 giugno al 9 luglio prossimi, ed è anche valevole quale prova del Women's World Tour, quindi è molto importante questo Giro d'Italia. Tra l'altro abbiamo detto il 5 luglio, mercoledì se non ricordo male, sarà un mercoledì, la tappa, il Giro approderà con la tappa Roseto, sarà un circuito, merito la famiglia Parmigiani. Parmigiani, no. Ma anche e soprattutto a De Patre, che insieme ho sbagliato alla famiglia, però. Parmigiani, sì, è uno due. Che cioè, un elemento sia portante. Quindi 5 luglio, appuntatevi per gli appassionati questa data. Queste sono le maglie, saranno le maglie del Giro d'Italia femminile. Ci si muove. Sì, 116 chilometri completamente piatti. Abbiamo anche il giorno dopo c'è una tappa durissima che dai Seni va nel Beneventano. Il giorno prima c'è una cronometro a Porto Sant'Elpidio, sì, durissima. Molto dura, anche se va detto che complessivamente il Giro d'Italia Donne disegnato non ha tutte quelle asperità che magari ci si poteva attendere. Ecco, questa è la tappa di Roseto, completamente pianeggiante, quindi sarà terreno per le ruote veloci. A proposito di azzurro, è stato disegnato forse per qualche italiana? Perché ultimamente, negli ultimi 8 anni, dominio incontrastato olandese americano. C'è un problema, che il ciclismo italiano è femminile. Se tu prendi la Longo Borghini, se togli la Bastianelli, a lei mi riferivo. Purtroppo il ciclismo è estero, nel senso che ci sono squadre importantissime che sono delle filiali della Astana, della Sanse, ci sono tantissime, della Orica, della BMC. Lì gravitano ingenti somme che fanno sì che le migliori corrono, tant'è che la Longo Borghini corre all'estero. E noi speriamo che ci sia, come l'anno scorso, anche la nostra Carmela Cipriani. Ma penso di sì, penso che la squadra sua ci non sia. Ricordo la, è una squadra toscana. Sì. No, volevo dire una cosa, a proposito di azzurri, che si stanno correndo i campionati del mondo su pista, sì. E oggi la Barbieri ha vinto l'oro allo scratch, sì. E il quartetto azzurro di inseguimento si giocherà la medaglia di bronzo. Il movimento pista sta riprendendo corpo nonostante non abbiamo le strutture. Ma io credo che la federazione, adesso mi rivolgo a Paolo, abbia da diverso tempo puntato, non dico da tanti anni, però negli ultimi anni è una lotta continua, soprattutto per le strutture, ma non solo a parole credo, abbiamo la struttura di Avezzano, che in Abruzzo è abbiamo Avezzano e anche adesso Lanciano, da quando adesso, il calcio è sparito in Lanciano modo, sì. Però comunque noi puntiamo soprattutto sul settore giovanile, puntiamo parecchio sulla pista e abbiamo intenzione anche di fare come federazione ora un corso specifico sulla pista, si dovrebbe sapere la data precisa nei prossimi giorni. E proprio per fare qualcosa di più e per formare i nostri tecnici nel miglior modo possibile. E poi abbiamo i due fratelli del Rosario, che comunque in forza all'Aran di Umbertone
insomma, sono, sono. Beh, abbiamo sempre avuto comunque una buona cultura. Buoni pistacchi. Sì, abbiamo, no, ma in Abruzzo comunque. Sì, da sempre, sì. Abbiamo sempre avuto Capitani, che è stato più volte campione del mondo. Abbiamo sempre avuto comunque una bella, bella storia sulla pista. Sì. Ho capito, speriamo insomma che la pista, credo che proprio dal mese di maggio comincino un po' qualche, insomma, sulle piste o di Lanciano, anche come abbiamo detto di Avezzano, le prime riunioni almeno in Abruzzo. Sì, sì, a maggio ora non ho so. Ho visto, ho dato uno sguardo al calendario, però dovrebbe essere quello il mese, l'inizio. Allora, facciamo così, abbiamo parlato abbondantemente di ciclismo professionistico, Parigi-Roubaix, i giri d'Italia, versione maschile e versione femminile, che arriveranno qui in Abruzzo, anche l'Under 23, Land Bike. Adesso vi facciamo sentire, spaziamo un pochettino il ritmo, vi facciamo sentire un'intervista che abbiamo realizzato l'altro ieri ad Antonio Di Sante, portacolori della GM Europa Ovini, questo ragazzo che è stato anche un po' sfortunato perché è reduce da una brutta caduta, credo nel corso della Coppi e Bartali, però adesso si è già ripreso e sicuramente nel corso della stagione proverà a dare il meglio di sé. Sentiamo l'intervista. Antonio Di Sante, dopo la caduta ormai sei quasi in perfetta forma, quanto ha pesato non poter correre, non poter aiutare la squadra? Allora sì, sto recuperando dopo la brutta caduta che ho avuto nell'ultima tappa della Coppa Bartali. E questa caduta mi è pesata molto perché ero in un'ottima condizione fisica e puntavo molto alle gare a venire, già dalla corsa in Croazia, ma che è andata molto bene perché abbiamo avuto la prima vittoria stagionale con Antonino Parinello, ma anche ieri al Giro dell'Appennino, dove era una corsa che mi s'addiceva, ma per fortuna il rientro è immediato. Già quando? La settimana prossima sarò al Giro di Croazia, corsa a tappe molto importante perché c'è un parterre veramente veramente di primo livello, c'è anche lo stesso Vincenzo Nibali che è lì in preparazione per il Giro d'Italia e molti altri, quindi ci punto molto a questa corsa anche per mettermi in evidenza e soprattutto vedere a che punto sono della mia condizione fisica e soprattutto sarà un trampolino di lancio per i miei prossimi appuntamenti della stagione. Ovviamente tocchiamo ferro perché adesso l'infortunio già lo hai fatto per quest'anno, quindi basta così. Da qui in avanti la tua stagione come pensi che possa svilupparsi? O comunque quali soddisfazioni vorresti toglierti? Allora, da qui in avanti tocchiamo ferro come hai detto tu bene e speriamo di non avere più incidenti, perché in 2 mesi, 3 mesi di corsa e già 3 cadute sono parecchie, quindi speriamo bene per le prossime gare. Io i miei obiettivi sono certamente ottenere una vittoria. Mi sto preparando bene e spero che arrivi il prima possibile, anche per regalare un secondo successo a Gabriele Marchesani, nonché patrono della squadra. Così dunque Antonio Di Sante, in bocca al lupo a questo ragazzo. Sì, è stato perché già in Francia inizio stagione era caduto. E sì, 3 cadute. L'ultima, la più rovinosa forse alla Coppa Bartali. E quindi in bocca al lupo di cuore per il proseguo della stagione ad Antonio Di Sante. Torno da Paolo Festa perché volevo toccare con te un settore importante del ciclismo, il fuoristrada. L'Abruzzo come all'avanguardia, è una regione all'avanguardia, e poi come stanno andando le cose e come andranno gli appuntamenti più importanti che si svolgeranno in regione. Per quanto riguarda il fuoristrada posso tranquillamente affermare che siamo molto all'avanguardia rispetto anche al settore amatoriale strada. Siamo stati in grado negli anni di crescere sempre di più, abbiamo avuto idee brillanti e siamo riusciti soprattutto a creare qualcosa di unico grazie al fatto che tutte le squadre sono vicine e collaborano. Abbiamo creato un circuito che si chiama l'Abruzzo Cup. È già partito, la prima gara c'è stata a Moscufo qualche settimana fa, e è un circuito che comunque
sempre di più negli anni sta prendendo piede, fa avvicinare sempre più persone. Se guardiamo quello che è successo da 5 anni a questa parte, possiamo solo essere contenti, visto che quest'anno abbiamo fatto quasi 190 abbonati. Se conti che ci sono circuiti a livello nazionale che hanno fatto meno della metà dei nostri abbonati, e una gara come Moscufo, che è stata l'esordio dell'Abruzzo Cup, ha portato quasi 400 biker su un territorio collinare che non sono le Dolomiti. Solo essere... ci si avvicinano, perché nella zona teramana sì, assicutamente, il Gran Sasso sicuramente non sì, ha però nulla da invidiare. Dicevo, 400 biker su 400 biker in una gara, diciamo, come quella di Moscufo, come numero, per noi è un gran risultato. Poi giustamente è stata ben organizzata da un nostro vecchio amico Giuliano Starinieri e dal gruppo Bike Energy, che si sono veramente comportati bene. Abbiamo fatto quindi come prima tappa bella figura, e poi le altre tappe sono comunque tappe di rilievo a livello regionale che già sono conclamate. Paolo, ci sono atleti abruzzesi che vanno a gareggiare proprio nelle altre fuori regione? Sì. Allora c'è Paolo Fragassi, che penso che sia uno dei più promettenti, e si sta facendo un po' tutte le gare nazionali le più importanti. È stato sfortunato la settimana scorsa agli internazionali, che è caduto rovinosamente mentre stava rientrando fra i primi. È stato travolto da un altro, però il mountain bike c'è, ed è un ragazzo che negli ultimi anni si sta comportando veramente, veramente bene. Speriamo, nel senso che dal punto di vista, diciamo, femminile. A livello femminile stiamo aspettando una nuova generazione, nel senso che ci sono sempre più donne che comunque praticano la mountain bike, però ancora abbiamo quell'elemento di spicco. Diciamo che da questo punto di vista abbiamo parecchio da invidiare a i paesi, diciamo, le regioni del nord, che sono un po', certo, più avanti rispetto a noi, soprattutto nel settore giovanile. Senti Maurizio, domani a Pescara in regione ci sarà, in mattinata alle 11:30 credo, la presentazione della Gran Fondo del Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise, una bella gara il 25 in programma, esatto, Villetta Pereira, in programma il 25 giugno. È una bella gara questa. Sono stato anche invitato a questa presentazione, devo capire come arrivarci. Sì, è una bellissima manifestazione che praticamente parte da Villetta Barrea, va a Pescassero, fa Opi, Pescassero, poi entra nella zona proprio vera del Parco Nazionale, si passa per Bisenti, si esce a Ortona dei Marsi, poi si sale al passo di Olmo di Bobbio, si scende d'Anversa si va a Scanno, Villalago Scanno, e si passo Godi e si riscende. Passo Godi è uno dei punti Passo Godi, e sono le salite più importanti sono Olmo di Bobbio, che è stata percorsa dal Giro d'Italia quando praticamente ci furono le tre tappe in Abruzzo, non mi ricordo se era 92-93, e poi la salita di Passo Godi, che è abbastanza lunga, non è difficile come pendenza, ma è abbastanza lunga. Quindi sicuramente agonismo, però anche, lo ripetiamo sempre, turismo. Ecosostenibile. Diciamo così, usiamo questa parola. L'anno scorso mi sa che partimmo, perché c'ero pure io, circa 600 cultori della bici. Quest'anno gli organizzatori, che sono abruzzesi romani, nel senso che sono discendenti abruzzesi ma vivono a Roma, hanno in animo di superare le mille presenze. Io penso che ce la possano fare, perché è una bellissima manifestazione. Così come potrà essere una bellissima manifestazione, si passa da un parco all'altro, quella che si disputerà il 1° maggio a Tocco da Casaurio, che prenderà praticamente tutto il Parco Nazionale della Maiella, e anche quella va a valorizzare
il territorio, così come tante altre manifestazioni che si svolgono qua in Abruzzo, come la Gran Fondo di Tollo che si farà il 25 aprile e tantissime altre che si svolgeranno nel proseguo della stagione. Oh, prima di tornare da Paolo Festa, un'informazione di servizio, perché in grafica vedete un indirizzo mail bellopedalare@rete8.it. Scrivete a questo indirizzo i vostri consigli, le vostre osservazioni, anche le vostre critiche, oppure semplicemente per segnalarci qualche corsa che vi sta particolarmente a cuore. Paolo Festa, parliamo adesso un po' anche del ciclismo giovanile abruzzese, perché sono iniziate un po' tutte le varie categorie, no? Sì. Dai giovanissimi, agli esordienti, gli allievi. Tra l'altro ci sono state due gare, sì, ultimamente, esatto, perché le gare potevano ripartire dal 1 aprile, quindi sì, brevissimo. C'è stata proprio in occasione del ritiro della nazione, esatto, paralimpica organizzata da Pierpaolo. C'è stata la gara degli allievi a Miglianico. C'è stata prima la gara dei giovanissimi. Sì, quella giovanissimi, sì, sì. A Miglianico, poi gli allievi. Giovanissimi a Francavilla. Giovanissimi a Miglianico. Mentre a Miglianico c'è stata domenica scorsa quella degli allievi. Tra l'altro una congiuntura favorevole, perché credo che fosse una data tra virgolette un po' scoperta, no? Quindi questo ha favorito un afflusso enorme da tutto il centro Italia. È stata veramente una bella manifestazione. Quindi complimenti anche per la scelta della data. Quando si scelgono le date ci vuole sempre un po' di fortuna, perché di fortuna, le concomitanze sono veramente tante, qualsiasi gara si organizza. Pierpaolo è stato sicuramente bravo e fortunato a scegliere questa data ed ha organizzato due manifestazioni bellissime. Tra l'altro lui sui ragazzi ci investe tantissimo e ci tiene tantissimo, e anche quella dei giovanissimi è stata veramente veramente una bella gara. Vedere correre i ragazzi è qualcosa di veramente splendido. Poi io quest'anno mi ci sono buttato e mi sono anche buttato come direttore sportivo nella gestione di una squadra di giovanissimi, e devo dire che mi sto divertendo. Il settore com'è? È frizzante, in movimento, ci sono delle novità, nuovi tesserati? Il settore è florido, nuovi tesserati, nuove squadre, c'è sempre più gente che comunque si appassiona a questo movimento, anche se ci investiamo ancora poco. Soprattutto perché veramente non abbiamo, come dicevamo prima, delle zone per far fare del ciclismo sicuro. Sicurezza. Ho capito. Quindi anche i genitori, che sono sicuramente molto più apprensivi di quello che erano i nostri genitori, vedono questo sport un po' più difficoltoso. Senti Paolo, in qualità di vicepresidente, noi abbiamo avuto ospite anche il presidente Mauro Marrone qui, mi dici una delle priorità che vi siete dati con il nuovo corso che si è stato rieletto da poco, no? Il nuovo corso, sì, olimpico. Guarda, priorità ce ne sono tante e non c'è nessuna, nel senso che noi la priorità è comunque stare sul campo, lavorare sul campo in tutti i settori, che sia la pista, che sia la strada, che sia il fuoristrada, il settore giovanile. E dobbiamo cercare di essere un po' attenti su tutto e anche sviluppare quello che è l'approccio turistico della bici. Mauro è uno che si dà molto da fare, che ama questo sport e che è sempre presente dappertutto, e pure con la scelta degli altri consiglieri eccetera eccetera, siamo persone comunque che tutte le domeniche, chi per un modo, chi per un altro, comunque siamo sempre presenti sul territorio e sulle manifestazioni che si organizzano. Nippo Vini Fantini, Maurizio, torno da te per ridici un po', ecco, i prossimi appuntamenti. Sappiamo che tra breve, visto anche considerato lo sponsor, ci sarà una grande corsa in Giappone, no? Però prima da lunedì inizia una corsa in Croazia, dove ci sarà una parte della squadra diretta da Stefano Giuliani e Hiroshi Daimon. Poi un gruppo, diciamo il gruppo principale, dovrà gareggiare al Giro del Giappone, che a questo punto diventa il vostro faro, Giro d'Italia. Il nostro Giro d'Italia, sì, diventa il nostro Giro d'Italia, sperando che questa squadra inizi a carburare
perché io dico che abbiamo una squadra buona, ottima, e soltanto che fino ad oggi non riusciamo a centrare degli obiettivi validi. Abbiamo fatto una vittoria con Canola al Limburg il 1° di aprile, poi domenica abbiamo corso... E non era uno scherzo, no? No, non era uno scherzo, però diciamo che il campo dei partenti, non considerate che il giorno dopo c'era il Giro delle Fiandre, non aveva dei... Non, diciamo che il parterre non era come quello del Giro delle Fiandre, però comunque è stata una corsa vinta alla grande da un Canola che secondo me meriterebbe di più. Io ero convinto che domenica potevamo fare qualcosa di meglio al Giro dell'Appennino, ma così non è stato. Abbiamo conquistato un 9° posto con Santo Romita, ma non era questo l'obiettivo della squadra. L'obiettivo della squadra era quello di vincere la gara. Non è stato possibile. C'è stato il rientro di Cunego dopo l'incidente che ha avuto in Argentina, è stato fermo praticamente quasi 3 mesi. Speriamo che ci diano questi corridori le soddisfazioni che tutti quanti meritiamo, tecnici, massaggiatori, meccanici, dirigenti, sponsor. Anche fino ad oggi, lo dico serenamente, non ci siamo comportati come ci si aspettava. E poi c'è sempre, rimane ancora, anche se ormai è una ferita un po' antica, nel senso che l'amarezza dell'esclusione, ma guarda, del io mancato invito nella vita bisogna d'Italia. Guardare sempre avanti, certo, il Giro d'Italia non è stato fatto, punto. Secondo me doveva terminare là. Abbiamo portato questo discorso del Giro d'Italia un pochino troppo avanti e non è stato a noi favorevole, cioè, posso dire che un po' ci ha danneggiato questa situazione. Nella vita bisogna, dalle sconfitte e dalle cadute ci si rialza sempre. Chi è forte si rialza e lo dimostra. Se poi uno è debole davanti a una sconfitta e a una caduta, resta lì fermo, ma no. Bisogna sempre reagire. Senti Maurizio, visto e concludiamo il discorso del Giro d'Italia, prima abbiamo visto nella prima parte della trasmissione le immagini di questo promo proprio relativo al Giro d'Italia. Adesso lo sentiamo anche perché al video naturalmente è abbinata musica e anche credo un parlato, no? Qualcuno che parla, se non ricordo male. O è solo musica? No, è solo un promo di così divulgativo iniziale. Divulgativo, però ce ne saranno altri. C'è la voce. Sì, c'è la voce, sì. Allora, prego Dino D'Angelo di mandarlo in onda. Chi è? Perché è qui? È sempre più vicino. Sta arrivando. Le rocambolesche avventure di Mr. X. Abruzzo, istruzioni per l'uso. Potresti incontrarlo anche tu. Guardati le spalle. Seguici anche nel mondo dei social. Mr. X, come mai Mr. X? Mr. X, Maurizio. Oggi è 12 di aprile, per arrivare al 14, pian piano faremo 14 scoprire, maggio? 14 faremo scoprire chi è il Mr. X. Intanto questo promo è bellissimo perché mette in evidenza l'essenza di questa regione, colline, montagne, neve, mare. Abbiamo tutto. Abbiamo tutto e poi c'è il, anche se il simbolo d'Abruzzo è l'orso, ma anche il lupo. Anche il lupo. Va, che deve essere difesa perché c'era stata un attimo di un qualcuno che voleva che si uccidessero i lupi perché ne erano troppi. Io penso che gli animali vanno difesi, non... Paolo, tu non avevi visto questo video, no? Perché no, lo ripetiamo, è freschissimo, è di oggi praticamente, di oggi, l'ha portato Mr. Maurizio. Quindi non è che Mr. X è Maurizio Formichetti. No, può essere, lui è Mr. X abruzzese. No, non ci tengo, anzi ribadisco, l'ho detto più volte e l'ho detto anche domenica scorsa in trasmissione con Paolo, personalmente non... E io che cosa ti ho risposto? Non ci credo. No, questa volta, perché guarda, posso dirti una cosa, io organizzerei ogni anno... Che si tira fuori dal ciclismo, ci puoi credere Paolo? No, non anche ho tu. Detto che mi tiro fuori dal ciclismo. Ma lo dice no, da per anni, il giro, per il dice... G, per i grandi appuntamenti, ma guarda, in qualche modo. Questo è come il discorso che si mettono in giro voci, ma la tappa si fa, non si fa, se parte non parte. Io penso che, come ho detto prima, io
Ho iniziato così per scherzo, per fare un favore a Palmiro Masciarelli nel 2006. Mi ritrovo nel 2017 ancora a organizzare, non a organizzare, a coorganizzare, perché qui è un'organizzazione, regione, province, comuni. Beh, io, però tu sei un riferimento dell'RCS, lo diciamo. Sono sempre... il riferimento per Milano, che mi ha chiesto se era possibile fare una tappa in Abruzzo. Io l'ho proposta a chi di competenza, mi ha detto si può fare. Ci sono state delle situazioni un pochino che si sono allungate, però alla fine questa tappa si fa e io mi auguro che il 14 maggio ci siano tantissime persone a sostenere il ciclismo, a sostenere il Giro d'Italia, e dimenticando e mettendo un attimo da parte le problematiche esclusione o non esclusione, perché come ho detto prima le esclusioni fanno parte della vita e quando uno viene escluso deve dimostrare l'anno successivo di meritare. Ancora di più il perché dell'esclusione dell'anno precedente. Ecco, per chiudere definitivamente il discorso relativo al Giro d'Italia, si sa se, credo di sì, però Giulio Ciccone, il nostro atleta, uno dei nostri atleti di punta, c'è anche Dario Cataldo, parteciperà al Giro d'Italia? Ma da quello che mi dicono, io non ho più parlato con lui da parecchio tempo. Adesso si trova in Belgio. Sì, perché sì, si trova in Belgio. Da quello che mi risulta e da ciò che mi dicono, il team vuole che Giulio corra questo Giro d'Italia. E magari perché non ripeta quello che ha fatto l'anno scorso. Vincendo una delle tappe regine. Considerate solo una cosa, che Giulio dopo 8 mesi, 9 mesi di stop, la prima gara che ha fatto è stata quella della Coppa e Basta, domenica ha corso anche l'Appennino, però guardando un attimo la classifica è ancora diciamo in ritardo, però c'è ancora di tempo. Allora, lui ha subito, lo ricordiamo a beneficio degli spettatori, un piccolo intervento. Sì, uno l'ha fatta a ottobre, uno l'ha dovuto ripetere a dicembre, ma io penso che lui partirà all'inizio un pochino in ritardo, però si ritroverà la gamba giusta per il finale. È normale che lui da abruzzese e da teatino mira a questa tappa già da quando io gli dissi che molto probabilmente ci poteva essere questo arrivo. Poi sai, il campo dei partenti a questo punto, tolto Aru, Froome e Contador, ha un parterre abbastanza importante: Crosswick, Dumoulin, Thibaut Pinot, Crosswick, Quintana e soprattutto Nibali. Abbiamo perso Aru purtroppo per un incidente, non ci sarà Bardet che voleva fare il Giro d'Italia. Dario però c'è. Dario sì, la C2R non ha voluto e niente. Senti, torno da Paolo, speriamo che non ci senta Umberto, altrimenti Umberto e Giuseppe si arrabbia, però Giro d'Italia, mi viene in mente il Giro d'Abruzzo che anni fa riprese in mano proprio Umberto Di Giuseppe. Non si potrebbe far rivivere questa bella cosa, questa bella manifestazione, al di là di tutto quello che magari può essere accaduto prima, difficoltà economiche, difficoltà di ogni tipo. Si riparte da zero. Maurizio ne sa come qualcosa. Federazione proprio, sì. Come federazione è difficile. Un appoggio vostro, nel senso che organizzativo, noi, logistico. L'appoggio organizzativo, logistico lo diamo a chiunque ce lo chiede. Perché però oggi come oggi organizzare un evento di quella portata. Sono ancora difficoltà per organizzare il trofeo Matteotti, che è una gara di un giorno che meriterebbe. Utopia, allora ho detto una cosa utopica. No, il problema è che devi trovare la persona che come lo era Umberto quando lo organizzava, e tu ci mette amore e ci mette passione. Magari amore e passione sono in tanti possono averlo, però poi manca un giro, apertura economica non indifferente. Un giro deve essere minimo di 4 giorni, sì. Alloggiare per 4 giorni. Stiamo parlando di cifre elevate. Il trofeo Matteotti, che nella corsa di un giorno ha un costo importante, e ogni anno moltiplicato per 4 devono fare fatica a trovare risorse, insomma. Ho capito, quindi è una cosa organizzare un evento oggi è veramente difficile perché le risorse che servono sono veramente. Però devo dire che ci sono enti comunali che si sono avvicinati molto al ciclismo. Infatti, come si diceva prima, ci sarà questa bellissima tappa del Giro d'Italia Donna Roseto, ma poi ci saranno queste due tappe del 23 che saranno la Chirica Salincontrata, la Francavilla che Salincontrata e la Francavilla Campo Imperatore.
dove una parte principale ce l'ha sicuramente Davide Cassani e la Federazione Ciclistica Italiana, di concerto con Mauro Marrone, che è il presidente della Federazione Ciclistica Italiana Abruzzese. Però va dato merito anche al Comune di Casalincontrada, al Comune dell'Aquila, al Comune di Francavilla, che organizza, due tappe, e vi posso garantire che ha idee importanti anche per il futuro. Io già ho provveduto a fare qualcosa per questo comune, perché quando un'amministrazione desidera fortemente, con carte in mano, idee importanti, quindi hai già in mente, o comunque sai già qualcosa che potrebbe approdare? Mi è stato chiesto un contatto. Io questo contatto l'ho fatto. Adesso bisogna tornare alla carica. Per l'anno prossimo questo è, o per quest'anno? Quindi in ambito Giro d'Italia stai parlando? Ma in ambito anche Camion Italiano, Camion del Mondo. Addirittura, tutti gli ambiti. Il sogno mio è quello di organizzare un Camminato del Mondo qua in Abruzzo, o anche il percorso. L'unico problema è che ci vogliono 20 milioni di euro, di cui 3 milioni o 4 milioni da chitto subito per... Però io, il Triveneto riesce sempre a organizzare, tant'è che si è proposto per il 2020 di organizzare di nuovo un Camminato del Mondo. Nulla è impossibile, nothing impossible, come dicono gli inglesi. Potere della La Federazione Abruzzese si accontenta, tra virgolette, perché è un grande appuntamento, magari un campionato italiano. Guarda, ci siamo andati vicino. Sul campionato italiano ci stiamo puntando anche nel settore fuoristrada. Almeno per quanto riguarda il comune di Rivisondoli e l'organizzazione di Abruzzo, ci sta puntando e ci crede nei prossimi anni nell'organizzare un campionato italiano marathon. Poi sull'ambito strada penso che abbiamo Maurizio, che sia, io lo chiamo numero uno, nel senso, io lo saluto quando lo chiamo numero uno, perché lui è veramente l'organizzatore principe, l'unico che riesce veramente a fare qualcosa di valido, perché conosce, è un'enciclopedia del ciclismo, quindi fondamentalmente lui è la persona giusta per organizzare queste cose, quindi io chi più di lui potrebbe organizzare anche il ritorno del Giro d'Abruzzo. Se si mette davanti una persona come Maurizio Formichetti, può essere che questa cosa vada a buon fine. È normale che le idee devono essere anche supportate, il supporto principale deve essere condivise e supportate. È normale che senza un input politico non vai da nessuna parte, perché o hai dietro le spalle un consorzio di sponsor privati, che o anche un mecenate innamorato, che ci penso io, però è normale che comunque la parte istituzionale politica deve, ci vuole, perché comunque sono proprietari delle strade, sono del territorio, allora esatto. È normale che vanno coinvolti. Allora, un minuto a testa per ringraziare qualcuno, un messaggio, qualcosa che non abbiamo detto nel corso della trasmissione. Paolo. Guarda, io ricordo i prossimi appuntamenti, perché a maggio partirà in pieno la nostra stagione fuoristrada, e quindi ci sarà il 1° maggio a Rischia, il 7 maggio ci sarà una nuova gara che organizza il team Bucchianico qui a Fara, che si chiama, tra l'altro in un posto bellissimo qui del Chietino, che si chiama Gran Fondo delle Cave, se non mi sbaglio. Poi il 14 maggio, purtroppo in contemporanea col Giro d'Italia, ci sarà un altro appuntamento fuoristrada ad Avezzano. Purtroppo le concomitanze delle gare, dei calendari vari non ci hanno permesso di spostare questa gara. La mattina alle 7, così alle 10 poi possono venire. Però partiamo presto anche là. E poi via via, comunque, se chi è interessato va sul sito Federciclismo Abruzzo, trova tutto il calendario completamente aggiornato. E poi ricordo la mia, che sarà spostata il 6 agosto a Rivisondoli. Gara nazionale, fra poco sul sito ci saranno tutte le novità. Grazie a Paolo Festa, vicepresidente Federciclismo Abruzzo. Maurizio.
Ma io niente, ringrazio gli enti che daranno la possibilità da 14 maggio in poi di far svolgere queste bellissime manifestazioni in Abruzzo ciclistiche, dilettantistiche, femminili e professionistiche. Ringrazio la Federazione Cistica Italiana di starmi sempre vicino, sia a livello locale che a livello nazionale. Ringrazio la RCS che comunque, pur conscia che questa è una tappa che potrebbe creare problemi, l'ha voluta in calendario, perché l'altro ieri mi ha telefonato Dario Cioni, che è diciamo, uno dei capi della Sky, e mi ha chiesto appunto quando poteva venire a vedere la tappa. Io gli ho detto: guarda, al momento non puoi venire. E lui mi ha detto: ma mi hanno detto che questa tappa farà danni. E mi ha detto: guarda, Dario, questa tappa farà danni. Perfetto, grazie a Maurizio Formichetti, grazie ancora a Paolo Festa, Grazie a grazie a tutti voi. voi che ci avete seguito con tanto affetto e grazie in regia a Dino D'Angelo. Buona serata a tutti, a risentirci.